Benvenute e benvenuti ad una nuova edizione del TG Sordi. Dal 30 marzo ci saranno più treni regionali sulla tratta da Genova a Milano, perché negli anni scorsi c'è stata una grande richiesta di viaggi tra i due capoluoghi. Dal 9 giugno e fino a settembre aumenterà anche il numero di treni per il Tiguglio e per le Cinque Terre, due tra le mete preferite dai turisti. Gli importi delle bollette di luce e gas sono sempre più alti. Dal 2021 in Italia sono aumentati in media del 26% e nelle regioni del nord-ovest del 33%. Ad essere rimasti alti sono gli oneri di sistema e l'IVA, mentre il prezzo dell'energia non è aumentato così tanto. Le associazioni dei consumatori invitano a cercare le tariffe migliori a disposizione adesso che c'è stato il passaggio al mercato libero. Il contratto nazionale di lavoro per terziario, distribuzione e servizi è stato rinnovato. In Liguria sono interessate circa 100.000 persone. Il nuovo contratto prevede un aumento degli stipendi, una indennità di malattia più alta e un preavviso più breve per chiedere i congedi parentali. Nella classificazione delle figure professionali ne sono state aggiunte di nuove. Il passaggio delle parrocchie della Val d'Aveto alla diocesi di Chiavari si fa sempre più concreto. Il vescovo di Piacenza Bobbio, Monsignor Adriano Cevolotto, ha inoltrato una richiesta formale al vescovo De Vasini, chiedendo di valutare la possibilità di avviare il processo di revisione dei confini delle diocesi. Le parrocchie che passerebbero sotto la giurisdizione della Chiesa chiavarese sono 6 nel comune di Santo Stefano d'Aveto e 8 nel comune di Rezzo Aglio. Il vescovo, nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, ha aperto in diocesi i riti della Settimana Santa. Nella celebrazione della Domenica delle Palme, Monsignor De Vasini ha sottolineato come il messaggio di salvezza della Pasqua non si assimili come un libro o una conferenza, ma vada vissuto concretamente e in prima persona. Al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno sono iniziati i Giochi di Comitato 2024. L'iniziativa, promossa dal Centro Sportivo Italiano, ha un duplice obiettivo: creare un momento di aggregazione e favorire una raccolta fondi per un'attività o un ente del territorio. La prima giornata è stata dedicata al calcio balilla e ha vinto la coppia Cambria-Cuocolo dell'Associazione Sordi del Tiguglio. Sono stati devoluti 300 euro al villaggio. In Serie C, importante vittoria in chiave salvezza per il Sestri Levante. Sul campo di casa di Vercelli, i corsari hanno battuto 3-1 il Gubbio, quinto in classifica, grazie ai gol di Forte, Pane e Sandri. A 5 giornate dalla fine, il Sestri è fuori dalla zona play-out. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Un saluto a tutte e a tutti voi e tanti auguri di buona Pasqua.